quando il gioco diventa sporco, no? Come si dice quando. Ecco, io credo che sia veramente vergognoso tirar fuori casi personali perché altrimenti si potrebbe veramente fare un film in quest'aula. Se noi siamo per il privato è perché il pubblico, e lo sappiamo, non è in grado. No, ma mi dovete far finire di Colleghi, parlare. per favore, Esatto, grazie. utilizzare le parole. Però noi siamo, a differenza di voi, quelli che hanno presentato la legge, perché vogliamo le cose vere e pubbliche. Voi gridate a tutto, ma non avete presentato neanche una bozza di legge. Onorevole Di Vergogna! Vita, onorevole Di Vita, gentilmente, grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Sannicandro. Si chiede da parte del Movimento 5 Stelle l'abrogazione del comma 3, se ho capito bene, dell'articolo 1, che dice: la presente legge è volta ad agevolare l'erogazione da parte di soggetti privati e la costituzione di trust, trust vabbè, sarà chissà che cosa, in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6. Gli articoli 5 e 6 dicono questo. Dicono detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave e l'articolo 6 agevolazione tributaria per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave. Dove sta lo scandalo? Dove sta lo scandalo? Chi se lo può permettere, perché non potrebbe donare, non potrebbe finalizzare le proprie sostanze? Lei che ha detto che ha una sorella disabile potrà tranquillamente con questa legge aggiungere allo Stato, alle carenze dello Stato, il suo intervento. E se lo farà, lo farà avendo il diritto alla detraibilità delle spese sostenute per questa attività. Qual è lo scandalo? Qual è lo scandalo? Perché non potremmo avere, come dire, si sono agevolate le imprese per fare questo e tante altre agevolazioni che diamo? Non capisco perché un'agevolazione tributaria o fiscale, oppure, come dire, di altro tipo, a favore dei privati, dei familiari, poi in fin dei conti, che volessero sostenere un proprio parente o un amico disabile per il dopo di noi, non capisco qual è lo scandalo. E noi su questa storia, che dovremmo trattare con maggiore delicatezza, stiamo facendo battaglie, come dire, fuori, al di sopra delle righe, secondo me. Onorevole Sisto. Grazie Presidente. Ogni qualvolta vi è un intervento che consenta al privato di Scusi, non soccorrere. esisto, le posso chiedere cortesia? Si sposta in un altro qualunque microfono, perché ogni volta che lei parla da lì c'è un ritorno fastidioso di audio. Scusi, eh? Mi sposto centro-destra, visto che lei mi guarda in quella Non posizione. esisto, dove vuole, c'è piena Grazie, libertà. grazie Presidente. Ogni volta che il privato è autorizzato a intervenire, non dico in soccorso del pubblico, ma con degli strumenti che sono parimenti utili per fini che sono certamente importanti, diceva qualcuno umanistici, io direi umanitari, forse con espressione un po' più attenta. Io credo che in Corretto. qualche modo si debba capire che la Costituzione ha dei contrappesi. Cioè, nel momento in cui il pubblico va in joint venture con il privato,